Quali sono le novità di quest'anno? Allora, il festival quest'anno taglia un traguardo importante perché, come ricordava lei, è la 15ª edizione. È nato nel 99 quasi come una scommessa, come un gioco di un gruppo di amici che ha voluto riprendere le tradizioni della nostra cultura contadina ed è arrivato poi all'apice di una manifestazione che ormai si attesta come una delle principali manifestazioni di cultura popolare del nostro territorio, che riesce a raccogliere visitatori da ogni parte d'Italia, quindi per noi veramente è un vanto perché è anche un modo di trasmettere un messaggio fuori dai confini strettamente cilentani di un territorio che poi ha delle bellezze, un patrimonio inestimabile sia a livello culturale ma anche a livello naturalistico. Ci troviamo nel Parco Nazionale del Cilento, abbiamo la fortuna di avere montagne e mare a distanza ravvicinata. Beh, quest'anno il programma, come al solito, è molto ricco. Ci siamo avvalsi anche della collaborazione di un nuovo direttore artistico che è il giornalista Ettore De Lorenzo, un giornalista RAI di RAI 3, che ha portato dei contributi per cercare di fare una commistione musicale anche con altre culture. Infatti ci sarà un gruppo africano che si esibirà con i tamburi. Il tamburo rappresenta poi lo strumento per eccellenza della tradizione, diciamo, primordiale del suono proprio ancestrale dei tamburi. E poi ci sarà un laboratorio di cornamuse scozzesi, quindi a confronto la tradizione scozzese con quella tipica della ciaramella e della zampogna cilentana. Quindi un programma ricchissimo che sicuramente sarà in grado di allietare tutti i visitatori che verranno a trovarci in questi giorni, 30, 31 e 1 settembre. Grazie. Maria Ricchiuti. Gamba, con l'opinio lo passo in Photoshop per questa parte. Guarda, i primi tempi, mi ricordo che, ma da quanto tempo? È dal 2009 che sono sindaco, l'anno prossimo sono a scadere. E penso che lui non ci sia stato.